Ladies and gentlemen, brothers and sisters, it's going down to Bike Show. It's not only a show. Buonasera e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Bike Show. Tanti ospiti anche questa sera in questa puntata. Ieri si è svolto il Giro di Lombardia, un Lombardia sotto l'acqua, ma grande protagonista Purito Rodriguez, quindi una grande vittoria per quanto riguarda il team della Katiuscia. Ma iniziamo subito col presentare gli ospiti di questa sera, grandi ospiti, e inizierei subito con dare il benvenuto a Paolo Tiralongo del team Astana. Ciao Paolo. Ciao, buonasera a tutti. Poi abbiamo qui compagno di squadra Fabio Aru. Ciao Fabio. Buonasera. Reduce dai mondiali di Firenze 2013, medaglia di bronzo, grande gara, Rossella Ratto. Buonasera. Poi abbiamo lo speaker, ricordiamo, speaker ufficiale di Firenze, quindi poi parlerà anche del mondiale di Rossella, Alessandro Brambilla. Buonasera a tutti, ciao Danilo, grazie per l'invito. Poi il nostro opinionista e anche team manager della squadra del team Idea 2010, Marco Cannone. Ciao Marco. Ciao a tutti, buonasera. Bene, siamo pronti per questa puntata, però io inizierei subito intanto con salutare due compagni di squadra del team Astana, quindi oggi presentazione anche del Giro d'Italia, quindi freschi dalla presentazione. Prime battute, Paolo, un Giro d'Italia come l'hai visto te? No, un bel Giro d'Italia, si parte dall'Irlanda, sono tre tappe là che non saranno facili sicuramente, perché lì ci sarà vento, non so come sarà il clima, però siamo sempre al nord. Poi ti piace te come giro? Sì, no, a me piace molto come giro, molto aperto un po' a tutti, ecco, non è durissimo così sulla carta, però è un giro che... Hai già visto, Fabio, ha già visto che sono pronto a chiedergli se gli piace anche a lui, se gli piace il giro. Fabio, com'è? Sì. No, un bel giro, abbastanza duro, insomma, difficile già dall'inizio, perché in Irlanda sicuramente non sarà facile, però bello. Bene, dopo parleremo, comunque approfondiremo il Giro d'Italia, però io vorrei subito invece parlare con Rossella. Intanto complimenti per la bellissima medaglia, perché l'unica medaglia anche per l'Italia, e quindi una medaglia ancora più importante. Rossella, un terzo al mondiale, tra l'altro è qui la medaglia da farci anche vedere, giusto? Sì, l'ho portata. Non me ne separo più ormai. Quindi è una bella soddisfazione, non te l'aspettavi? Lo sognavi? Lo sognavo, e nell'ultimo mese ho visto che ero in crescendo, quindi avevo anche fiducia per un buon risultato. Ovviamente la medaglia rimaneva un sogno, perché comunque è un campionato mondiale e la gara più importante della stagione, arrivare lì tra le prime, poter anche attaccare o avere la forza di resistere agli attacchi più o meno della Voss. La Voss è proprio un cannibale, poi, Marianne Voss. Sì, fortissima. Però ho visto che già in 2 anni mi sono avvicinata un po', quindi mi lascia un po' di speranza per gli anni futuri. Quest'anno, tra l'altro, è stato un anno dove tu al mondiale, anche Elisa Longo-Borghini in Coppa del Mondo, quindi siete usciti nomi nuovi, nel senso, per l'Italia, che questo ci fa ben sperare, proprio giovani e con una Voss che veramente sta vincendo sempre, quindi questo è molto bello. Dopo aver corso il mondiale, ti sei rivista già? La gara l'hai già rivista o non l'hai rivista? Non l'ho ancora vista, purtroppo. Non l'hai ancora vista? Ti stai godendo quindi la medaglia? Sì, decisamente. Sandro, tu eri speaker. Sì, e sottolineo che lei ha 20 anni, la Voss ne ha già 26 e Emma Johansson, che è arrivata seconda, ne ha 30. Sono atlete molto forti. Negli ultimi giri la ragazza che pedalava meglio in salita, a parte la Voss, era Rossella Ratto. Io l'ho anche paragonata ad una ballerina che accarezza i pedali e che non pedala, perché vedevo altre concorrenti, anche italiane, che pedalavano un po' di spalle. Lei invece azzeccava sempre il rapporto, anche sui pendii più ripidi, e correva bene nella scia della Voss, bene nella scia della Johansson, e non si esponeva troppo. Ha corso molto bene, ha ancora dei margini di miglioramento, il terzo posto è un risultato molto importante, non a caso è anche il miglior risultato dell'Italia ai campionati del mondo di Firenze. Sa correre con la testa, senza dispendio energetico, è un concentrato di Saronni e Argentin, è un emergente, e a parte la Voss, che a 20 anni era già un fenomeno, un bel paragone, pure lei
è un fenomeno perché, ripeto, ha soltanto 20 anni ed è la più giovane delle tre concorrenti sul podio ed è anche la più giovane tra quelle che sono arrivate nelle prime 12 posizioni. Marco, è stato un mondiale difficile per le donne perché dopo il tratto in linea hanno ripetuto per 5 volte il circuito caratterizzato dalla salita di Fiesole e anche dalla salita di Via Salviati. Stiamo vedendo proprio le immagini, infatti volevo sentire anche, Marco, tu hai seguito la gara, tu come l'hai vista la gara? L'ho vista bene, in televisione. Il commento di Sandro è andato bene? Sì, ottimo. Ma la Rossella non la conosciamo oggi, cioè personalmente che seguo un po' tutto il ciclismo, la Rattolo... Insomma, è famosa già l'anno scorso al Mondiale era andata fortissimo, quindi quest'anno si è confermata una giovanissima talentuosa. Tra l'altro da junior avevi già vinto una medaglia, giusto? Avevo vinto la medaglia d'argento a Ofida. Quindi vedi, sì, manca quella d'oro adesso. Quel giorno lì, sabato 28 settembre... Il speaker... È chiaro. Le gare degli junior... Era scontato che era donne, bravina. Però ho parlato molto di ciclocross. Direi ovviamente. Alla mattina ha vinto Mathieu Van Der Poel, al pomeriggio ha vinto la Vos. Hanno vinto i due campioni del mondo di ciclocross e si sono messi in evidenza al punto tale che io ho pensato chissà che se magari facendo correre Aru tra i professionisti potrebbe vincere. Purtroppo Aru, che è un bravo ciclocrossista, non era convocato in nazionale, però è stato un po' il campionato del mondo dei ciclocrossisti. E Mathieu Van Der Poel è un fenomeno perché ha vinto due mondiali juniores di ciclocross, due volte la Coppa del Mondo di ciclocross, due europei di cross e il mondiale juniores. Però mi metti più una curiosità. Fabio, più cross o più mountain bike? Ho fatto più cross. Più cross. Ho iniziato in mountain bike. Con la mountain bike iniziato. Sì, preferivo la mountain. Qual è più divertente? La mountain bike. Quando ho commentato il mondiale di Treviso del 2008, lui c'era come nazionale juniores, Sagan secondo è arrivato. Anche lui che arriva dalla mountain bike e dal ciclocross. Infatti tutti dicevano, mentre lei era sul podio... Spieghiamo anche a Paolo Tiralongo, perché qua abbiamo il nostro dibattito tra mountain bike e strada. Stampa, tutti dicevano, oggi hanno vinto i ciclocrossisti, la Vos, Mathieu, domani vince un altro ciclocrossista, Sagan, che non ha vinto, però è stato bravo, perché uno che arriva sesto al mondiale, secondo me va forte, non va piano. È sicuramente Sagan. Beh, ieri non so cosa... Ieri Sagan non era in giornata? Ma forse era anche una corsa troppo dura per lui. Ma anche Lombardia, corso Lombardia di ieri col muro di Sormano, la valcava poi, comunque la si sente anche... La valcava già fa una bella selezione, ecco, poi se viene affrontata a un buon passo si rimane sempre... Per di più dalla parte più dura proprio viene fatta. Quindi... Poi c'era anche il tempo che non era a nostro favore... Nel finale di una gara la Valcava ha fatta comunque all'inizio, poi la senti? Cioè... Sì, no, ma il percorso del Lombardia fatto così e diventa duro, anche se c'è una parte centrale dopo il Ghisallo che uno può recuperare, però hai affrontato già salite di una certa pendenza che ti rimangono nelle gambe. Ecco. La caduta di ieri? Periodo sfortunato per Vincenzo. Sì, sì. Ieri siamo stati sfortunati perché siamo caduti in un punto che non ci aspettavamo di cadere, ecco. Una frenata del gruppo inaspettata e via in terra. Noi adesso ridiamo perché quello è il punto dove ci si ferma a bere anche il caffè in allenamento. Lo conosciamo bene. È un punto conosciuto soprattutto ai Paolini, diciamo sì, che Luca, anche noi, quindi, ci fermiamo spesso lì. Infatti in televisione quando ho visto il punto dove siete caduti mi è venuto subito in mente questa cosa. Peccato perché... Condizioni tue di Vincenzo? All'inizio io avevo un dolore al petto perché mi è arrivato il manubrio sul petto. Vincenzo ha picchiato il ginocchio per terra e così a Frea a caldo non si riusciva a partire subito. Ecco. Poi piano piano, ma dopo mezz'ora ci siamo ripresi. Siamo andati in ospedale, abbiamo fatto le visite, tutto a posto, ecco, per fortuna. Bene. Rodriguez, Joaquin Rodriguez, ieri la fotocopia del 2012. Sì, no, ma Joaquim si è meritato di vincere in Lombardia, si è meritato di vincere anche soprattutto la classifica Pro Tour, perché è andato veramente forte tutto l'anno e poi non lo conosciamo adesso. Joaquim è uno dei corridori più forti che c'è in gruppo. Ecco. Bene, io andrei soprattutto a vedere un'intervista che abbiamo realizzato sabato. Probabilmente siamo stati fortunati perché abbiamo realizzato un'intervista in esclusiva, l'unica che abbiamo fatto, e l'abbiamo fatta proprio a Purito.
Andiamo con l'intervista a Joaquin Rodriguez. Bike Show TV corre anche sul digitale con l'applicazione per iPhone e iPad da scaricare su iTunes. Il soprannome, com'è nato il soprannome Purito? È stato il mio primo anno professionista, ho fatto uno scherzo che per me andare in bicicletta era come fumare un cigarro e di là il nome è Purito. L'hanno preso al volo, l'hanno preso come... Sì, a sera dopo in cena mi hanno fatto fumare un puro, per quello di là il nome. Tu sei passato professionista nel 2002, giusto? Hai vinto tantissime gare a tappe, sempre nelle gare anche più importanti, più belle. Poi a un certo punto hai puntato anche ai grandi giri. Sì, al 2000 è passato a professionista. Sì, fino a che non è arrivato qui alla Catuccia. È stato il primo anno che ho cominciato a pensare che si poteva vincere una gran corsa a tappe. Ho fatto il tour, ho fatto settimo e dopo la volta terzo e lì è quando mi ha cambiato un po' il pensiero. Questa stagione, diciamo, ci sono state soddisfazioni e poi anche però anche delusioni, diciamo rabbia. È più rabbia o soddisfazione? No, da tutto. Questo sport è così, non è che se vince tantissimo. Ho fatto una bellissima stagione, però sì che è vero che magari con un po' più di fortuna sì che si poteva vincere in più. Qual è la soddisfazione più grande che ti ricordi nella tua carriera? Il podium del Tour è stato bellissimo, è stato molto bello. Lombardia l'anno scorso è stato anche spettacolare. Domani si sta ripresentando una giornata come quella dell'anno scorso, dove anche noi all'arrivo ti abbiamo visto apparire agli ultimi 250 metri. Ci stai pensando? Chiaramente, no? Un percorso che mi piace tantissimo. Arrivo in un momento, secondo me, anche meglio che l'anno scorso, però anche i miei rivali arrivano fortissimi. Sicuramente ci accompagna anche l'acqua e il freddo, comunque sarà una giornata durissima. La rabbia del mondiale ti darà più domani in gara? Avrai più rabbia da scaricare sui pedali? E domani te lo dico, no, quello non lo so. Qual è la cosa che ti fa più paura te in gara, te stesso o gli avversari? È tutto un po', no? Chiaramente per vincere te deve stare al 100%, non può sbagliare niente, dopo gli avversari è sempre se deve rispettare. A parte domani, Lombardia, così, stai già pensando al 2014? Non tanto, questo anno si è fatto un po' lungo, con diciamo fare il tour e la vuelta non è che ti lascia tantissimo riposo, non riposo tanto questo anno, comunque voglio finire quest'anno e disconnettare al 100%, dopo avrà tempo di pensare che si fa il 2014. Uno spagnolo in una squadra russa, mentalità, anche stili diversi, così come ti trovi? Ecco? Bene, è il quarto anno mio qui alla Catuccia, bene, alla fine è un gruppo bellissimo, non è che i corredori alla fine guardiamo le bandiere o le tradizioni, diciamo, di ognuno, no? Qui siamo una squadra in cui si lavora ad una forma che mi piace, si adatta tantissimo anche alla mia forma di correre, e se sei francese, italiano, russo, slovacco, non cambia niente. Siamo a fine stagione, se devi ringraziare della tua squadra qualcuno, chi è che ringrazieresti? No, a tutta la squadra. La squadra, sinceramente, ogni corsa che hanno corso per me o che io ho tenuto di lavorare per loro, abbiamo fatto al massimo. Penso che la Catuccia è una squadra che i risultati arrivano grazie al lavoro che si fa tutti insieme. Non è difficile che un corredore vince di una forma individuale, normalmente tutte le corse che abbiamo vinto è sempre dietro di quello, e non solamente i corredori sino ausiliari, tutti insieme. Bene, noi ti ringraziamo, ci fai un saluto ai nostri tifosi di Bike Show? No, un saluto a Bike Show, ci ringrazio anche voi per questa intervista e spero che domani disfrutate di un bel Lombardia. Bene, grazie. Prego, grazie. Okay. All the things I know right now, if I only knew back then, there's no getting old.